il Burundi al voto per le elezioni presidenziali. Circa 3,8 milioni di persone si recano alle urne. Il vincitore dovrebbe essere, come previsto, ancora il presidente uscente Pierre Nkurunziza. Secondo i maggiori partiti di opposizione che non concorrono, il fatto di ripresentarsi alle presidenziali per la terza volta è incostituzionale. Ma Nkurunziza fa spallucce, anche se il paese è in subbuglio. Ci sono stati quasi 100 morti negli scontri di queste settimane. Dobbiamo permettere al popolo del Burundi di votare e scegliere qualcuno di fiducia, dice. Questi programmi aiuteranno la gente a scegliere il candidato migliore e sviluppare il paese e mantenere la pace. Il miglior candidato che va a permettere di sviluppare il paese, ma anche di consolidare gli acquis della democrazia. Martedì mattina, nella capitale Bujumbura, un poliziotto e un civile sono rimasti uccisi. Il governo ha definito le violenze delle ultime ore atti terroristici per impedire lo svolgimento del voto e ha esplicitamente accusato l'opposizione.